Io vorrei semplicemente suggerire, partendo dalle cose che Giussani in questi ultimi mesi ha detto, ha scritto, vorrei innanzitutto suggerire come tre cenni, tre spunti che possano accompagnare come giudizio, come conforto e come domanda la nostra vita. Vorrei partire da una frase dell'intervista di Giussani di quest'estate. La caratteristica del mistero è una frase che mi ha colpito molto per le parole anche usate. La caratteristica del mistero è che è comprensibile tra i poveri ignoranti. Non è molto usuale questa espressione, eppure mi sembrava così bella. La caratteristica del mistero, quindi del cristianesimo, è che è comprensibile tra i poveri ignoranti. Tra i poveri, cioè tra coloro che attendono ancora, che attendono ancora qualcosa, che attendono ancora, per usare parole di Papa Luciani, che attendono ancora dal Signore qualcosa di bello, qualcosa di straordinario. I poveri sono quelli che attendono ancora. E i poveri ignoranti sono quelli che attendono ancora perché non sanno. Ignoranti, non sanno. Non sanno già le cose. Questo dell'attesa è come la parola che attraversa l'intervista che Giussani ha dato a Farina quest'estate. Io vi leggo due frasi, anche perché mi sembrano così attuali rispetto anche alle vicende accadute in questi giorni a Mosca, che potevano essere più gravi, e nell'intenzione credo che lo fossero, più gravi che non l'11 settembre dell'anno scorso. C'è attesa di questo più tra i poveri, a qualsiasi confessione aderiscano per tradizione o per scelta, cristiani o non cristiani, poi dirà. C'è più attesa tra i poveri, attesa di qualcosa di bello, di qualcosa di straordinario, che qualcosa possa ancora accadere. C'è attesa di questo più tra i poveri, a qualsiasi confessione religiosa aderiscano per tradizione o per scelta, che tra coloro che si sentono di aver compreso, poveri ignoranti si parlava, che tra coloro che si sentono di aver compreso e misurato definitivamente il mistero, siano cattolici o no. C'è più attesa tra i poveri che non sanno già, perché il mistero, essendo un tu, e poi il mistero è quel volto, è quell'uomo, un uomo, è quel bambino che la Madonna ha portato per 9 mesi nel suo ventre, stupendosi lei stessa nel vederlo crescere prima nel suo ventre e poi, quando con i suoi occhi di carne, come dice il Papa nella lettera apostolica Mysterium Virginis, Rosarium Virginis Mariae, il rosario della Vergine Maria, poi con i suoi occhi di carne l'ha visto,
quando l'ha partorito. Non si può sapere già. Se il mistero è quel tu, anzi è quell'uomo, non si può saperlo già. Quello che sai già non è quel mistero, non si può saperlo. Non si può comprenderlo già. Non si può misurarlo già. Si può solo incontrarlo sempre. Incontrarlo e basta. Un uomo lo si incontra. E poi un'altra frase sempre di quell'intervista, sempre su questa attesa dei poveri. La capacità degli uomini di ingannarsi e di farsi ingannare è grande. Com'è vera questa cosa? Com'è vera? Com'è vera? Non è mai stata così vera. Non è mai stata così vera. Perché il potere non ha mai un certo potere. È sbagliato forse dire il potere, un certo potere. E di per sé il potere non è cattivo. Anzi, il potere viene sempre da Dio, ma un certo potere non ha mai avuto in mano mezzi così potenti per ingannare. E la capacità degli uomini di ingannarsi e di farsi ingannare è grande, di farsi ingannare. È la fallacia dell'apparenza. E i cristiani spesso vi si crogiolano, essi si illudono, cos'è l'apparenza? Essi si illudono di essere buoni perché hanno capito una volta. È bellissimo. Ma tutta l'intervista, davvero che da un certo punto di vista si può dire che tutta l'intervista di quest'estate ha come obiettivo l'integralismo. L'integralismo, non l'integralismo dei musulmani, l'integralismo cristiano innanzitutto. Quello che adesso sta descrivendo è questo. E i cristiani, essi si illudono di essere buoni perché hanno capito una volta e fanno riferimento come se si salvassero con il discorso e la coerenza. Hanno capito una volta e quindi è come, fanno riferimento al cristianesimo, come se salvassero con il discorso che hanno capito e con la coerenza che hanno. È un tu. Era un bambino per sua madre Maria, per suo padre Giuseppe, un bambino. Bambino non è un discorso, non è una coerenza. Era una corrispondenza d'amore, un'altra cosa. La corrispondenza è un'altra cosa. Tra quel tu, tra quegli occhi, tra quel bambino che giocava e sua madre Maria. Preferisco molti che cristiani non sono, perché sono consapevoli del male e della loro incapacità a seguire il bene che pure presentano, anche questo è bene, perché il bene uno lo presenta, ma poi fa il male che non vuole, lo dice San Paolo. Preferisco molti che cristiani non sono, perché sono consapevoli del male e della loro incapacità di seguire il bene, che pure presentano, che pure attendono. Per questo prediligo, come commovente questa predilezione, anche in questi ultimi tempi, come mi ha commosso fino alle lacrime, per questo prediligo certi temperamenti che si agitano nel mondo e aspettano una pace che non viene. E quando sembra, magari, sembra venire, poi succedono altri fatti e così l'allontanano.
ma aspettano una pace che non viene. Piuttosto che quei cattolici, parla di noi qui, che si costruiscono un sistema per riposare nella loro supposta fede e supposta carità. In loro Cristo viene mummificato, mummificato. E in più credono di conoscerlo. Non solo è mummificato, ma in più ne parlano come se loro lo conoscessero. In più credono di conoscerlo. E c'è di questo nell'intervista Giussani, oltre a questo, oltre a coloro che credono di salvarsi con quello che sanno, con il discorso, dice, oppure credono di salvarsi con la storia che hanno vissuto. Ma dice, sei coinvolto in un vortice che accade ora e che ha una storia, chiaro che ha una storia. Gesù aveva alle spalle la storia di tutto il popolo eletto, figlio di Davide, ha una storia. E come amava la sua storia, si è messo a piangere di fronte alla sua città, Gerusalemme. Ha una storia, ed è grande questa storia, e la storia cristiana è infinitamente più grande della storia del popolo ebraico. In un vortice che accade ora e che ha una storia, ma la storia, quella storia, riprende sempre, hic et nunc, riprende sempre adesso, altrimenti non è storia, è ricordo. È possesso tuo, è una cosa che sai tu, che possiedi tu, e non c'è storia. Se non riaccade adesso, se non è una sorpresa adesso, questa è la prima cosa che volevo dire. Come un'attesa, ma era tutto detto, il mistero è comprensibile tra i poveri ignoranti. Tra i poveri ignoranti, tra i piccoli, ma poveri ignoranti è più bello, poveri che attendono e ignoranti che non sanno, perché una presenza umana non si può sapere, si può solo incontrare. Secondo è il brano che potrete leggere sul prossimo numero di 30 giorni, perché non ho visto ancora stampato, è il brano, è il saluto di Giussani negli ultimi esercizi del gruppo adulto. Quando è iniziato citando una frase di un antico padre nella fede, San Gregorio di Nissa, che dice «Non mancherà mai lo spazio a chi corre verso il Signore». Lo spazio del cuore, il respiro, non mancherà mai lo spazio, l'orizzonte. Non si può possedere, è un orizzonte infinito. Non mancherà mai l'orizzonte, lo spazio, a chi corre verso il Signore, corre verso il Signore. Chi ascende non si ferma mai, chi corre verso il Signore non si ferma mai. E questa è la frase. Va da inizio in inizio, secondo inizi che non finiscono mai. Allora, come si può attendere? Come si può attendere? Come si può essere poveri che non sanno e quindi conoscono veramente? Solo lo stupore conosce. Ma non sanno loro come discorso. Perché la vita va da inizio in inizio. Perché accade qualcosa adesso. Perché accade qualcosa nel presente.
Se non accade qualcosa, non si può neppure attendere. Dopo un po' non si attende più. Dopo un po' si pretende o ci si accontenta. Se non accade qualcosa, non si può attendere. Se non accade qualcosa nel se il cuore non si stupisce, se il cuore non si commuove, non si può attendere. Dopo un po' non si attende più. Dopo un po' si possiede la propria storia, si possiede le cose belle che sono capitate, si possiede, si possiedono le parole. Si attende perché accade qualcosa. Si attende perché qualcosa, qui leggo, se ne hai fatto esperienza anche per un istante. Da quel momento non puoi più trascurare questo punto di vista, questa cosa bella, questo essere voluto bene, questa carità, per usare la parola che usava quest'estate Giuseppe. Purché ci sia qualcuno, ci sia chi te lo rammenta con la sua compagnia. Se accade qualcosa, magari non a te, magari a uno vicino a te, ma se accade qualcosa nel presente, se accade qualcosa di bello. E così la terza cosa, e finisco. Ma no, su questo se accade qualcosa, però vi voglio leggere la frase bellissima dell'intervista bella di Giussani ad Avvenire, pubblicata ad Avvenire a domenica 13, a due giorni dal compleanno, dagli 80 anni di Giussani. Tutto per me si è svolto nella più assoluta normalità, e solo le cose che accadevano, mentre accadevano, anche questo è bellissimo, non le cose che accadevano ieri, ma mentre accadevano, suscitavano stupore, tanto era Dio a operarle. Da inizio in inizio una cosa così, una vita semplice. Solo le cose che accadevano, mentre accadevano, destavano stupore e quindi scioglievano il cuore e quindi commuovevano il cuore e quindi permettevano al cuore di attendere che altre cose belle accadessero. Solo le cose che accadevano, mentre accadevano. E lo stupore è una cosa presente. Non ci si stupisce di una cosa neppure dell'istante prima. È sempre presente lo stupore. Mentre accadevano, suscitavano stupore. Tanto era Dio a operarle. Perché suscitavano stupore? Beh, non ero io. Non ero io. Se erano cose che facevo io, non suscitavano stupore. Suscitavano stupore, tanto non ero io. Ma era Dio a operarle. Tanto erano imprevedibili, tanto erano impreviste, tanto non nascevano da me, tanto erano una cosa che un altro, era Dio a operarle. Terza cosa, è così, la terza parola. Se la vita è da inizio in inizio, e se solo questi inizi che non finiscono, ma non finiscono quando riaccadono, allora è la domanda, diceva ancora Giussani agli esercizi del gruppo adulto, allora è la domanda, la genialità, che domina lo spazio. Gli spazi del nostro tempo,
come gli spazi del nostro cuore. Se la vita è attesa, quindi è cuore, se il cuore rimane cuore, perché qualcosa di bello accade, perché qualcosa di bello riaccade, perché si passa da inizio in inizio, da stupore a stupore, da commozione a commozione, da cuore a cuore. Allora l'unica cosa che l'uomo può intuire è che può domandare. La domanda è la genialità. L'uomo può solo domandare. Può solo domandare che quella cosa bella riaccada. E così abbraccia tutta la sua storia. In quell'istante riabbraccia tutto. È la domanda, la genialità che domina. È una sola cosa. Così tutto diventa semplice. Non bisogna aggiungere altre cose. È la domanda. Si può domandare e si domanda recitando il rosario, si può domandare mentre si sta a casa, si può domandare mentre si chiede di perdonare, si può domandare, ma è la domanda, così tutto è semplice, non bisogna inventarsi niente. Si può, in tutti gli aspetti della vita, si può tendere la mano e basta, l'uomo può solo tendere la mano. L'uomo può solo mendicare. È la domanda, la genialità che domina lo spazio, gli spazi del nostro tempo, come gli spazi del nostro cuore. Auguriamoci vicendevolmente che questi inizi, queste riprese continue, non cessino mai. Ma è la domanda. È la preghiera. La preghiera è domanda. La preghiera, come diceva all'inizio d'anno Milano, perché il bambino, piangendo o ridendo, compiangendo o rialzandosi, il bambino dice mamma, mamma. E dicendo mamma domanda di essere voluto bene. E dicendo mamma dice quello che è, cioè niente, niente. Non può fare niente perché sia voluto bene, se non domandare. Piangendo magari, o magari facendo i capricci, come noi grandi soprattutto, ma domanda di essere voluto bene. Ti ringraziamo. E allora dell'ultima cosa. Allora questa domanda, ma voglio leggere la frase che dice, la parola che usa. Ti ringraziamo, Madonna nostra, perché veramente, Madre nostra, tu sei, anche sensibilmente, rendendo ai nostri occhi così chiaro e così facile da realizzare il nostro cammino. Se possiamo solo domandare, e se domandiamo la Madonna, allora diventa chiaro. Chiaro vuol dire luminoso, come orizzonte. E pervio, e cita l'alma redentoris mater, quei pervi a cieli porta manis, che rimani, porta aperta, cioè facile. Impervio vuol dire difficile, pervio in latino vuol dire facile, che rimani sempre, porta aperta del paradiso, rendendo ai nostri occhi così chiaro e così facile da realizzare. Quando si domanda alla Madonna, non è che tolga le difficoltà della vita, ma il bambino portato in braccio dalla mamma
attraversa le difficoltà della vita quasi senza accorgersene. Così chiaro e così facile da realizzare il nostro cammino.